Nei precedenti video abbiamo visto quanto sia fondamentale fidelizzare i clienti e soprattutto fornire un'assistenza clienti eccellente per poter sviluppare il proprio e-commerce e aumentare il proprio fatturato sul lungo termine. La maggior parte degli e-commerce si focalizza sulle strategie di acquisizione di nuovi clienti, anche se secondo le statistiche di Kissmetrics acquisire un nuovo cliente costa 7 volte di più rispetto a mantenere un cliente già acquisito. Inoltre, sempre secondo queste statistiche, il 71% degli acquirenti online abbandona un marchio, abbandona un brand e quindi un e-commerce solo ed esclusivamente perché riceve un'assistenza clienti, riceve un servizio clienti scarso o scadente. Le tecniche di fidelizzazione all'interno di un e-commerce sono molteplici, sono tante, come abbiamo visto negli altri video dedicati alla fidelizzazione dei clienti, ma l'anello principale è il servizio clienti, quindi l'assistenza clienti, il cosiddetto customer care. Ma cos'è il customer care? Il customer care, il customer service, consiste all'interno degli e-commerce nel mettere a disposizione del cliente il personale di assistenza online che assiste e guida il cliente nell'acquisto sia nella fase di prevendita, sia durante l'acquisto, sia post vendita, quindi successivamente all'ordine, successivamente all'acquisto. Molti imprenditori online si concentrano spesso quando si tratta di e-commerce sul design, sulle funzionalità o sull'attività di marketing e dimenticano completamente l'attività di fidelizzazione, soprattutto il servizio clienti, l'assistenza clienti che quindi diventa l'anello debole di tutto il processo di acquisizione clienti. Fornire delle risposte lente via email oppure non rispondere alle telefonate oppure semplicemente avere la chat online, la live chat disattivata, ti danneggia non solo sulle vendite e sul fatturato, quindi non ti permette di acquisire più vendite e più fatturato e più clienti, ma soprattutto danneggia la tua immagine sul lungo termine, quindi non ti consente di fidelizzare i clienti e acquisire clienti con dei costi di acquisizione più bassi. Pensa per esempio a un negozio fisico: se tu entrassi all'interno di un negozio fisico e il personale non ti dà il benvenuto, non ti saluta e se gli chiedi determinate cose sui loro prodotti non ti risponde nemmeno, che tipo di impressione avresti? È ovvio che in quel caso non torneresti mai più all'interno del negozio, oppure cercheresti subito delle alternative, oppure comunque abbandoneresti o cercheresti di uscire da quel negozio e quindi andare in un altro negozio concorrente a cercare prodotti simili. Ebbene, la stessa cosa succede anche online, quindi se non fornisci un'assistenza clienti eccellente, la stessa cosa succederà online, quindi i clienti abbandoneranno il tuo sito e non torneranno mai più. L'e-commerce quindi è un negozio online dove ci sono degli utenti, delle persone, dei potenziali clienti che entrano all'interno del sito e hanno dei bisogni, hanno delle esigenze, hanno delle problematiche da risolvere e soprattutto cercano dietro quell'interfaccia grafica, dietro quel monitor, quel dispositivo di vedere se c'è una struttura, se c'è un'azienda dietro quei prodotti, se dietro quell'e-commerce c'è del personale che è disposto a fornirgli dell'assistenza continuativa, è disposto a guidarlo nell'acquisto o anche nella post vendita, cercherà di risolvere determinati problemi che l'acquirente potrebbe avere. Quindi l'acquirente in questo caso cerca veramente un contatto fisico oltre il monitor, oltre quel determinato dispositivo che sta utilizzando. Quindi cerca di capire se ci sono delle persone in carne ed ossa con le quali può comunicare anche successivamente all'acquisto. Se un cliente non riceve supporto, non riceve un supporto adeguato, abbandonerà il sito e soprattutto andrà a comunicare questa esperienza negativa anche ad altri attraverso recensioni, attraverso comunicazioni, commenti o semplicemente tramite il passaparola. Questo danneggerà la tua immagine. Un cliente che entra all'interno del tuo sito e ti chiede delle informazioni prima dell'acquisto è proprio un prospect, è un potenziale cliente che ti sta dicendo che è interessato ad acquistare, quindi è pronto ad acquistare solo che ha bisogno dei chiarimenti, ha bisogno di fiducia e soprattutto ha bisogno di essere rassicurato, quindi in qualche modo ha bisogno di sapere se ci sono delle persone dietro, soprattutto se può risolvere determinati problemi con quel prodotto. Quindi è importantissimo sfruttare questo momento, sfruttare questa potenzialità e soprattutto sfruttare questo prospect che ti si presenta direttamente, che è pronto a effettuare la conversione. Per gestire un'assistenza clienti in maniera ottimale devi essere strutturato e avere del personale che sia adeguatamente formato a gestire domande o richieste di informazioni su quei determinati prodotti e sia formato sulle caratteristiche in dettaglio di quei prodotti che stai vendendo e sappia anche tutte le informazioni amministrative, tutte le informazioni necessarie poi per la spedizione, per la logistica e che in generale possono sorgere dei dubbi all'interno dell'utente quando effettua un acquisto online. Quindi cercare di capire al meglio quali sono questi dubbi e devi cercare anche di rendere questo personale disponibile, soprattutto cordiale, in maniera tale che tempestivamente sia in grado di fornire delle risposte, ma in maniera cordiale, con un approccio che sia adeguato al tuo brand, al tuo marchio e soprattutto alla relazione che vuoi instaurare con i clienti. Un'assistenza clienti adeguata deve essere gestita in tutte le sue fasi. Le sue fasi principali sono tre.
La prima è l'assistenza pre-vendita, quindi quelle richieste che vengono effettuate prima dell'acquisto, quelle richieste che ti vengono effettuate dai potenziali clienti che non hanno ancora effettuato l'acquisto, ma stanno cercando delle informazioni, stanno cercando più dettagli, più caratteristiche, più informazioni per capire meglio quel determinato problema, quel determinato prodotto e quindi poi effettuare eventualmente un acquisto. Il secondo step, invece, la seconda fase, è l'assistenza durante la vendita, quindi l'assistenza durante l'acquisto. Questa è l'assistenza che deve essere fornita quando un utente inserisce i prodotti all'interno del carrello, quindi quando sta effettuando propriamente l'acquisto, e può essere fornita attraverso strumenti come la live chat. La terza fase invece è l'assistenza post vendita, cioè l'assistenza che viene fornita successivamente all'acquisto, una volta che il cliente ha ricevuto il prodotto che ha ordinato. Questo è importantissimo perché è l'assistenza che poi va a definire quanto riuscirai a fidelizzare quel determinato cliente. Soprattutto è quella più complessa da gestire perché è un'assistenza che dura diverso periodo, perché dura tutta la durata della garanzia e anche oltre la garanzia del prodotto, quindi è un'assistenza proprio continuativa che devi fornire su quei determinati prodotti. Ricorda, un buon servizio clienti rafforza il tuo brand, ti aumenta la visibilità del tuo brand e aumenta la tua clientela, fidelizza i tuoi clienti, ti riduce i costi di acquisizione dei clienti, di acquisizione delle vendite e aumenta il tuo fatturato. Quindi se non stai ancora gestendo in maniera eccellente il tuo servizio clienti, comincia ora, comincia subito. Ci vediamo nei prossimi video con ulteriori consigli utili per sviluppare il tuo e-commerce. Ciao!